Buon lunedì, buon inizio settimana. Iniziamo subito con l'allenamento. Innanzitutto iniziamo con un riscaldamento dove faremo 5 minuti di mobilità. Una volta finito i 5 minuti di mobilità, prenderemo la nostra corda di salto e faremo 500 salti. Scegliete voi se far 100 salti, qualche secondo di pausa e andare avanti, o completate direttamente i 500 salti. Una volta pronti, iniziamo con il primo workout. Sarà un lavoro di 30 secondi di intensità per 30 secondi di pausa e faremo 4 movimenti. Primo movimento, squat drop. Scendo alla posizione delle squat, salto e chiudo, salto e chiudo, salto e chiudo per 30 secondi. Secondo movimento, push up shack. Piegamento, scendo, apro, chiudo, su. Scendo, apro, chiudo, su. Scendo, apro, chiudo, su. Se non riesco, ginocchio a terra, eh? Scendo, apro, ginocchio a terra, salgo. E utilizziamo la variante anche facilitata. Terzo movimento. Squat jump in avanti. Piccoli salti al tornare. Salto in avanti. Piccoli salti al tornare. Ricordate sempre 30 secondi attivo, 30 di pausa. Ultimo movimento, quarto movimento, mountain climbing. 30 secondi, 30 di pausa. Faremo 4 giri, 16 minuti in totale, e dopo ci prendiamo 3 minuti di pausa. Secondo workout. Continuiamo lavorando 30 secondi attivi, 30 secondi di pausa e continuiamo con 4 movimenti. Primo movimento, prenderemo 2 bottiglie di acqua, una gamba a terra, braccio contrario, gamba in avanti, salto a un lato, cambio, cambio, cambio. Vado avanti fino a completare 30 secondi. Secondo movimento, in questo caso ho la possibilità di utilizzare questo attrezzo. Se non ce l'avete, prendete un tavolo. Lavorate in sicurezza, eh? Prima di farlo, state sicuri che riuscite a essere stabile. Bene. Faremo del pull up. Australian pull up. Posiziono. Corpo diritto. Fino al petto. Rientro. Fino al petto. Rientro. 30 secondi. Terzo movimento, affondi con salto, inizio piede a terra, braccio contrario, cambio, 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 fino a completare 30 secondi. Ultimo movimento, camminate in avanti, scendo lentamente, comincio a allungarmi lentamente, mi allungo al massimo che riesco, controllo bene l'addome, zona lombare attiva, rientro. E vado avanti, gamba tesa, se riesco, lungo bene, rientro e vado avanti fino a completare 30 secondi. 30 di pausa, faccio 4 giri, 16 minuti di lavoro, mi prendo 3 minuti di pausa, facciamo la ultima parte, la parte più cardio, la brucia grassa come la chiamano, faremo dei Tabata. Molto semplice, movimenti molto dinamici e lo ripeteremo lo stesso Tabata per 3 giri, sono altri 16 minuti, sempre con 3 minuti di pausa tra un Tabata e l'altro. Bene, per il Tabata faremo sempre lo stesso Tabata, sempre quei 2 movimenti. Primo movimento, ricordate sempre, Tabata 20 secondi attivi, 10 di pausa per 8 volte, ok? Primo movimento è lo skip. 20 secondi, 10 di pausa, jumping jack. Si va avanti fino a completare gli 8 round, come ho detto prima, 3 minuti di pausa, rifacciamo il Tabata completo, 3 minuti di pausa, lo rifacciamo ancora. E
stato un allenamento molto completo, molto dinamico, e ci resta la parte più importante che sono i 10 minuti di stretching. Buon lunedì ancora, ragazzi!